Come vedete, i ragazzi sono al lavoro da un paio d'ore, hanno già rasato l'erba qua e stanno continuando dall'altra parte. Si fa volontariato, qualche ostro, perché pure per la devozione che abbiamo a San Francesco di Paola. Ognuno fa quello che può. Sono donne, uomini che dedicano un po' del loro tempo. Questo è un bel posto, va tenuto in ordine. Ovviamente più volontari ci sono, meglio è, compatibilmente con il loro tempo, diciamo, no? Ognuno lavora pure. Sentite il rombo dei decespugliatori. Ognuno fa quello che può. L'importante è essere presenti. Con degli spugliatori, più con la macchinetta, più con le porte, cioè ognuno fa quello che riesce a fare. Buongiorno, Buongiorno signore. Voilà! Bonjour à tout le monde! Voilà, tu parli francese! Anima, com'è, tutto a posto? Sì. Mi sono ricordato che facevate manutenzione e sono Bravo. Venuto. Buongiorno carissime, buon lavoro, eh! La manutenzione si fa sempre nella devozione San Francesco di Paola, e se non ci fossero i volontari qua, Non mancano mai. A me spiace non potervi aiutare fisicamente come facevo fino adesso, però dovete avere pazienza che io guarisca. Sì, è normale. Cerco di stare bene.
Pierino, ci vuoi raccontare qualcosa qua sul chiostro, come è nato? Soprattutto cosa c'era prima qua? Alza un po' la voce perché altrimenti non ti sento. Purtroppo c'è la voce qua. Va bene. Allora, in questo posto nel 1612 è stato fondato il convento degli Agostiniani dedicato allo Spirito Santo. Poi dopo del terremoto del 1783 è stato distrutto. Intervenuta la Cassa Sacra, hanno venduto i terreni. Ovviamente si è perso ogni traccia, anche perché con l'editto di Napoleone nel 1811 ha istituito che i cimiteri di istituire ogni comune deve aver prendersi l'impegno di istituire un cimitero. Il problema perché? Perché fino adesso, fino al 1870 circa qui da noi, tutti i morti venivano seppelliti nelle chiese. Napoleone ha fatto questo editto, ha fatto una cosa buona. Dice, ma come certo, fa? Non le chiese piene di... Come fa? Dice ancora nelle chiese allora, anche il comune di Bazzano, però in molto ritardo, perché il cimitero l'ha istituito nel 1870. Quindi al posto del convento, perché era un luogo sacro ormai non usato più, quindi si è sfruttato di fare il cimitero. Attualmente qui era ancora, faceva parte del convento degli Agostiniani. Convento detto che va indietro nel tempo di molto, Esatto. Quindi nel 1982, con la venuta di Don Nicola Grillo, abbiamo avuto l'idea di fare un punto di ritrovo e nello stesso tempo dedicare all'ex convento che non esisteva più e fare un santuario dedicato al nostro patrono San Francesco di Paola. Poi nel 1983 è stato inaugurato. Abbiamo fatto una commissione in cui era... Ma mi pare che il patrono è San Nicola, questo era il coso. San Francesco è il nostro protettore, non il patrono. Adesso è anche il patrono. Ora sì. Don Nicola ha fatto il disegno. Ha fatto una bellissima cosa. Abbiamo fatto un comitato il cui presidente era Mastro Pasquali Via Nuova. Poi Caterina Fusca era la cassiera e io facevo da segretario. Amaisa. No, Caterina Fusca, a sud di Goso, di Agostino Fusca. Ah, l'ex cuoca. Ah, ho capito. Era la cassiera. E io avevo il compito di coordinare. Infatti venivo la mattina prima di andare a lavorare, passavo e prendevo i nominativi di chi lavorava e chi non lavorava. Perché alla fine... C'era molta gente che dice, io non offro denaro, però offro il lavoro. Io invece ho offerto denaro perché ero a Milano, non potevo lavorare fisicamente, ecco. Allora, io e tanti altri, fatto? Diciamo. Poi, siccome c'erano molti muratori che hanno fatto mesi di lavoro, allora Don Nicola ha deciso, dice, offrire sì, ma mica uno può offrire un mese di lavoro. E allora ogni muratore ha fatto la sua scelta, dice, ho fatto 30 giornate di lavoro. Me ne pagate 15 e l'altro li lasciamo. Tutto in beneficenza il resto, anche perché. A volontà sua di noi. Anche perché con l'economia che c'era non è che uno poteva permettersi il lusso di lavorare gratis, se no, però già dare la metà del dovuto è stata una grandissima cosa. Soprattutto la disponibilità per lavorare. Primo, però non tutto, ognuno si regolava da solo. Sì, certo, la sua libera scelta, no? Chi diceva debito, ognuno era libero di decidere come voleva. Poi finalmente abbiamo contattato per comprare i blocchi, questi blocchi vengono dalle Puglie.
È una specie di puzzolana che c'è pure nell'aria. Non è di nostra fabbricazione, ma viene dalle Puglie. E infatti qua in Calabria non si fanno. Infatti questo qui è dalle Puglie. E poi abbiamo ordinato per la statua in bronzo. L'inaugurazione è stata nel 1983, proprio alla festa di San Francesco. È venuto anche il vescovo, all'epoca si chiamava Cortese. E poi i successori l'hanno ripreso da Don Franco in poi. Sì, quello mi pare che poi l'ha fatto Don Vincenzo Buono. Don Vincenzo Buono ha fatto il Calvario, ha aggiunto il Calvario. Ma quella colonna è... Quella colonna è la storia, l'ho trovata io la storia. Ma questa qua era il Belforte, no, questa colonna? Spiego, certo, questa qua, se tu è vicino a... Ma è Saracena questa, al tempo dei Saraceni? No, te lo dico io, ho trovato io cos'è, nessuno sa che cos'era, io ho trovato scoperto, finalmente ho scoperto dopo anni e anni di ricerca che cosa è, secondo me, è la verità. Vabbè, non per lo là interessa. Sì, poi... esatto. Allora, questa colonna. La leggenda è una cosa, andiamo, avviciniamoci. Allora, questa è la colonna. Allora, raccontaci di questa colonna, la vera storia, visto che tu l'hai scoperto, cos'era? Originariamente era presso al vecchio Calvario, dove c'è adesso il campo sportivo. Sì, mi ricordo. Poi, col passare del tempo, sempre quando c'era Nicola Grillo, abbiamo avuto sempre questo problema, che cos'è, da dove proveniva. Allora siamo andati dal farmacista dottor Francesco Fazzalari per chiedere lui come mai una colonna romana singola, quindi è romana, non romana, è saracena, una colonna romana singola, come mai si trovasse proprio sul campo sportivo, dove c'era il vecchio Calvario, e lui ha confermato che originariamente proveniva da Belforte, quindi sicuro veniva da Belforte, e diciamo che là forse è stato pure, diciamo, l'insediamento romano. Allora il problema qual era adesso? Capire come mai. Se c'era un tempio, un qualcosa, ci dovevano essere altre colonne. No, singolarmente questa colonna. Nei miei studi, per le ricerche, ho visto come era fatta. E ho chiesto lumi ad archeologi che cosa poteva essere. Un archeologo romano mi ha detto che di solito questo tipo di colonna si trova presso i porti romani. Usavano, sopra mettevano un braciere per dare il segno di luce, come non più piccolo. E quindi come l'hanno portata qua? Allora, era un'ipotesi questa. Invece la mia ipotesi più sicura è che cos'è? Effettivamente veniva da Belforte. Perché? Perché Belforte si chiamava prima Sud Sicilia, che è una stazione di servizio. Che poi è latino, tra l'altro, quindi per forza romana. L'imperatore Antonino Pio ha istituito, perché c'erano già le strade che conducono tutti a Roma, come la più famosa, la via Popilio, che passa da Cosenza, che passa da Vibo, che passa da Mileto e così via, va a Reggio Calabria. Quando c'è stato Antonino Pio l'imperatore, ha istituito altri itinerari per andare a Reggio Calabria. Ha istituito un itinerario, si chiama la via Traianea, che parte da Taranto per andare a Reggio Calabria. Però dice, da Taranto si va a Squillace, poi l'alternativa, una proseguire per Locri e poi Reggio Calabria. Invece i romani hanno detto no, dice, si può fare anche un'alternativa, da Squillace entriamo all'interno della Calabria e passava proprio da Belforte. Si chiamava Sub Sicinum. Quindi quella era una roccaforte l'altra romana. La stazione di Sub Sicinum si chiamava Altaim, che sarebbe l'attuale Rosarno, che guarda caso dista proprio la trentina di chilometri, quasi 5-10 miglia di Romagna. Perché Belforte? Allora, erano delle stazioni romane, cosa servivano queste stazioni romane? Servivano perché per le strade, allora come l'attuale autostrada, la Salerno, la Reggio Calabria, ci sono le autostazioni dove uno si rinfocilla, si riposa, diciamo zone di sosta, ecco, zone di sosta. Quindi i romani avevano già pensato prima
anche la trasversale della sera, avevano già i romani, avevano già messo. Quindi questa è la storia di questa colonna. E questa, e allora cosa facciamo? Va bene. Quindi ogni stazione mettevano, che si chiama, il nome si chiama adesso Pietra Miliari, praticamente contava le miglia, tra l'altro. E sopra c'è riscurre la targa con le miglia di distanza. Sì, 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 ho capito. Ecco perché si chiama, quindi questa qui è una, in realtà. Va bene. Una pietra, okay, miliare. Mo parlami un pochettino la sottanza, un po' la storia di questo miracolo. Allora, questa ceramica dell'artista, era compagnia di Vibo Valenti, mi pare. È stato praticamente rappresentato un miracolo, un presunto miracolo che è successo a Balzano. La storia consiste in questo, qui c'è la descrizione, c'è la processione di San Francesco, o quel paese rappresenta Sant'Onofrio. Sì. Allora è successo che in un periodo più o meno prima, ancora non ho trovato i dati certi, però della certezza che bene. Comunque si racconta che la quarta domenica d'agosto, quando si fa la festa di San Francesco, ci sono i pellegrini che vengono da Sant'Onofrio. Sì. Allora la famiglia, molto, la bambina sola, piangente, a un certo punto la bambina sente bussare alla porta, si presenta un monaco che dice: non ti preoccupare, ti accompagno io, e ha accompagnato la bambina fino a 500 metri dalla chiesa. Quando la bambina è entrata in chiesa, tutti i genitori sono andati, i genitori all'incontro, e si sono detto: ma come mai? Come sei arrivata qua? Come sei arrivata? E lei, poverina, la bambina, ha detto: quel monaco, facendo indicare che San Francesco era stato, ha detto: quel monaco mi ha accompagnato fino a 500 metri. Un po' cattarichissimo. Questo qui è un dono di Calogero, sì, Antonio, sì, quello che sta in Francia. Vabbè, okay. Allora abbiamo finito, ragazzi, la manutenzione. Per oggi basta. Alla prossima, tempo permettendo, fra una ventina di giorni, un mesetto. Tempo permettendo.